oggi è ufficializzata la chiusura delle sottoscrizioni per la Banca dell'Aquila. Avete raggiunto l'obiettivo? Assolutamente sì, oggi comunichiamo ufficialmente, domani sarà pubblicato ovunque anche sul nostro sito la chiusura dell'offerta che era partita a dicembre del 2011. Obiettivo raggiunto, 4 milioni sottoscritti e 1302 coraggiosi che hanno deciso di non piegarsi, di non rinunciare ad avere una banca territoriale. Tra questi coraggiosi c'è anche qualche nome di spicco? Di spicco, sono tutti di spicco, perché tutti quanti hanno avuto lo stesso coraggio, quello di dire no all'abbandono di una banca territoriale e alla creazione di una nuova banca dell'Aquila. Quali sono i tempi per la realizzazione fisica della banca? Allora, subito dopo questa giornata straordinaria partiranno i versamenti del capitale che ci porteranno, speriamo in tempi rapidissimi, a raccogliere i 4 milioni di euro che ci siamo prefissati. Successivamente ci sarà tutto un iter amministrativo per raggiungere tutte le condizioni minime per la richiesta dell'autorizzazione in Banca d'Italia, per cui riteniamo che nel corso del 2014 saremo in grado di aprire fisicamente lo sportello della banca, primo e unico per ora, che sarà ovviamente localizzato in città. Adesso ancora non abbiamo definito dove, questa sarà una decisione che probabilmente metteremo nelle mani di tutta l'assemblea costituente, che sarà un'assemblea straordinaria, speriamo fatta da 1300 persone che avranno l'onore e l'onere di dover decidere tutte queste cose. I tempi previsti? Ma non possiamo definirli noi, perché ci sono tutta una serie di procedure di Banca d'Italia per l'autorizzazione ufficiale della banca che prenderanno dei tempi tecnici che non possiamo definire noi ovviamente.